dottor Franco Cirillo del reparto di terapia del dolore. Molti utenti non sanno che qui a Loreto Mare è operativo questo tipo di reparto, tant'è vero che si rivolgono fuori la regione Campania. Allora, molti utenti sanno che esiste, perché noi abbiamo una notevole affluenza, soprattutto di pazienti che soffrono di dolore cronico, malattie dell'apparato osseo tendineo, muscolo scheletrico, e per i quali facciamo trattamenti che individuiamo di primo livello, cioè trattamenti che possono andare dalla magnetoterapia, laserterapia, acupuntura, anche trattamenti farmacologici personalizzati. Poi in questo ambulatorio si è sviluppato da qualche anno anche la possibilità di trattamenti più complessi che richiedono magari il ricovero in una sola giornata di ospedale e con la possibilità di fare interventi chirurgici specifici di terapia del dolore. Gli interventi vanno dai blocchi anestetici che possono essere singoli o continui, fino a interventi che possono essere l'applicazione, l'impianto di elettrostimolatori midollari con l'impianto del catetere elettrostimolatore, elettrostimolante, o anche l'impianto di cateteri per la somministrazione di farmaci, quindi con l'applicazione di pompe totalmente impiantabili. In questa maniera abbiamo cercato di frenare un poco quello che era il flusso di pazienti presso altre strutture fuori regione e abbiamo acquisito anche un certo numero di pazienti che impiantati in altre regioni adesso vengono da noi e per i controlli e per le ricariche delle pompe che in genere generalmente ogni 3 mesi vanno ricaricate. Poi abbiamo i pazienti oncologici, in verità di questi non ne vediamo tantissimi, però pure aggiungono alla nostra osservazione. E per questi pazienti probabilmente il discorso dell'ambulatorio è ancora molto limitato perché sarebbe opportuno studiare dei percorsi di assistenza domiciliare integrata e quindi evitare magari a questi pazienti di venire in ospedale e poterli trattare a casa per ridurre il carico alle famiglie.